Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa quindicesima puntata della serie Old Italy. Dovete scusarmi un attimo, ma purtroppo ho trovato traffico sulla Milano-Torino e sono rimasto un po' in coda, ho fatto un paio d'ore di coda e quindi mi sono preso un attimo in ritardo, sto rientrando solo adesso. Comunque adesso vabbè, siamo ormai arrivati a casa, arriviamo a casa e iniziamo subito la puntata, iniziamo subito i lavori. Mi sono concesso un weekend di riposo, ma adesso è ora di ricominciare a mandare avanti la nostra farm. Come sicuramente vi ricorderete, siamo rimasti a questo è il trattore del nonnino, che ragazzi, trattore niente. Nonnino che è qua sulla roulotte che dorme, non ce la fa, non riesce, quindi niente da fare ragazzi, niente mega trattore. Dicevo, comunque, stiamo tornando, è ora di rimetterci in quadro. Dobbiamo portare tutte le nostre balle in farm dopo il weekend di riposo che mi sono concesso. Ok, allora lasciamo un attimo parcheggiato qui alla bene e meglio la nostra bella macchina. Spegniamo tutto. Vediamo il nostro nonnino. La macchina è leggermente leggera rispetto alla roulotte, comunque va bene, vediamo se riesco a metterla giù. Ah, ecco, ho dato un saltino sopra e è sceso, perfetto. Comunque il nostro nonnino non si è ovviamente accorto di niente, è lì che se la dorme della grossa, beato lui. Allora, ricominciamo come eravamo rimasti. Eravamo rimasti che dobbiamo andare a vendere l'Ital Car, acquistare il fattori. Acquisteremo anche le forche CSZ per aiutarci nel caricamento delle balle, visto che ne abbiamo veramente tante. Ok, vediamo già di portarci in zona sicura. E poi ho trovato anche un Ferraboli da acquistare, il nostro concessionario ce l'ha recuperato, è nuovo ovviamente, quindi lo pagheremo uno schioppettone, ma ci serve, quindi lo acquisteremo. E in questa puntata finalmente partiamo anche con qualche mucca. Adesso facciamo un attimo il conto se riusciamo a prenderne 4 o 5, adesso vediamo. Tanto la strada è ancora lunga. Allora, teoricamente ho messo la Follow Me. In pratica non lo so. Sì, direi di sì. Ok, prendiamo la nostra curva larga in modo che il nostro pianale non si blocchi durante la manovra. E infatti è uscito, perfetto. Facciamo una corsettina allo shop e iniziamo a fare vendita e acquisti. Però qua macchine non ce n'è, no? Perché con tutti i rientri che ci sono adesso dal mare, non si sa mai che non trovo qualcuno che sfreccia, che deve correre nei campi a lavorare ed è in ritardo, rimasto in coda come me, intrappolato nel traffico. Quindi meglio fare un attimo di attenzione. Vediamo se il nostro socio arriva, bravo. Facciamo una corsetta. Ah, un'altra cosa devo fare gasolio o la nostra Gigiotta. La nostra Gigiotta che sta correndo sul tapirulan, come vedete sta facendo ginnastica ragazzi, è la pecora più buggata del West, sta Gigiotta. Allora, facciamo un attimo di acquisti vari. Stacchiamoci per prima cosa la Follow Me. Fari non mi servono, grazie. Teoricamente l'ho staccato, ok. E mettiamo il nostro Ital Car in zona vendita. Ok, teoricamente me lo dovrebbe sentire qua il trigger, speriamo. Ok, adesso che è l'ultima volta che lo uso non sprofonda, ma magari adesso mi allontano col trattore e sprofonda. Non è sprofondata. Ok, allora vendiamo l'Ital Car.
20x6.300 che va già bene. Facciamo i nostri acquistini. Tecnologia per le balle, acquistiamo il nostro fattori. Compra per 10.400 euro, lo prendiamo di questo blu qua perché l'ho visto su internet ed esiste di quel blu lì, molto simile, e quindi usiamo quello. Poi le CSZ, dov'è che le trovo? Sulle varie, e prendiamo, quali prendiamo? Facciamo l'acquisto una volta per tutte, prendiamo queste. Prendiamo queste così siamo a posto, poi ce l'abbiamo sempre. E per ora direi basta. Allora, con il nostro caricatore frontale, beh, intanto iniziamo a fare gasolio, perché ho poco gasolio, vediamo. Ho solo 54 litri, quindi facciamo qualche bel litrotto di gasolio. Ok. Perfetto, siamo al pieno. Andiamo a prenderci le nostre forche. Ed eccolo qua il nostro bel Feraboli. Prima volta che lo uso in una serie, che non l'avevo mai usato. Ho fatto comunque qualche prova e devo dire che è comunque un ottimo carro. Quindi complimenti al Team Sazza, anche se adesso, come credo voi sappiate, non c'è praticamente più il Team Sazza. Ok, mettiamo un attimo qui il trattore in strada, finché facciamo le nostre manovre. Adesso qua solito discorso, che lo shop ci posiziona i rimorchi, cioè gli attrezzi, sempre troppo vicino alla ringhiera. Intanto vediamo che la nostra Gigiotta continua a fare sport. Brava Gigiotta, così dimagrisci, al contrario di quello che dovrei fare io, perché, cioè, nel senso, tu dimagrisci e io no, dovrei dimagrire io, invece dimagrisci tu. Posso uscire ora? Va bene, esci pure. Mia figlia mi parla coi bigliettini, perché mia figlia quando parla con me non parla ma slogheggia. Non so se guardavate, non so se guardavate Zelig, sì, mi sembra che era Zelig, con Papi Ultras, che i suoi figli slogheggiavano, anzi suo figlio con lui non parlava ma slogheggiava. Se non lo conoscete andatevelo a vedere, e così magari capite meglio di quello che sto parlando, perché è abbastanza divertente. Ecco, mia figlia parla con me anche se io ho le cuffie e io non la sento. È un adolescente, come tanti di voi, magari sta parlando al telefono, sono convinto che parli con me, invece non è così magari. Ok, allora fermiamo il nostro bel fattori, cominciamo da qua a caricare le balle che sono in zona, quindi via la follow me. E se ci apriamo gli add, mi sembra che è il tasto 7. Che tasto è? Tasto 4 e tasto 5. Eccolo qua. Ciao ciao. Ok. Anzi, spegniamo. È già spento? Adesso è spento, perfetto. Allora, iniziamo a caricarci qualche balla. Facciamo una cosa un po' poco reale, facciamo con l'autocaricamento. Visto che ne abbiamo tante, se no non finisco più. Partiamo da quelle più vicine al carro, così mi danno possibilità di fare manovra. Una. Tanti di voi non saranno contenti che uso il caricatore automatico, però pazienza, vorrà dire che mi farò odiare un pochettino da qualcuno.
Vediamo quanto riusciamo a bisticciare per caricare. Se riusciamo ad andare un po' più in là. Ok, direi che qua stiamo già facendo un buon... Anzi, forse l'ho caricata troppo. Sì, troppo. Allarghiamoci un pelo. Vediamo. Ecco, così direi che ci siamo. Stacca. Teoricamente così dovrei riuscire a staccarle. Ok. No. Se poi quadra che non cosa. Ok. In teoria ci stanno. Ce ne stanno altre due di fianco, in pratica non lo so. Prendiamo queste. Ok. Ma ce n'è una là dietro. Vediamo se riesco, se riusciamo a farcene stare altre due qua di fianco, ma penso che ci stiano. Un po' più a destra. Ok. 'Z'. Un po' più avanti, così abbassiamo bene. Perfetto, che ci stanno. Ok, cos'è che devo recuperarne? Ne devo recuperare una qua dietro. E ok ragazzi, io direi che ci possiamo vedere al termine del caricamento del carro, che ci metterò un pochettino a raccogliere, a caricare il carro, e non so neanche se ci staranno tutte, ma ho un po' di dubbi che ci stiano tutte in un viaggio solo. Ci vediamo dopo a pieno carico, ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Come carico direi che siamo a posto. Non ho voluto esagerare col numero di balle, perché tanto, come potete vedere, qua ce n'è ancora da caricare, quindi anche se riuscivo a caricare una terza fila andando oltretutto contro la legge, non sarei riuscito a trasportare tutto ugualmente, quindi avrei dovuto fare lo stesso un altro viaggio. Allora, caro 110-90, diamoci da fare. Vediamo se ce la facciamo a tirarci fuori da qua. Sembra che ce la facciamo. Ingraniamo anche la seconda. Torniamo in prima che è meglio. Porca vacca. Porca vacca. Meno male che c'è il blocco delle balle, perché sennò a quest'ora le avremmo non perse di più. Guardate che fumata che fa, perché evidentemente il peso lo sente. È successo qualcosa, evidentemente c'è qualche collision strana, qualche errore della mappa, non lo sappiamo. Vediamo se allargandoci un po' passiamo. Sì, ma magari è stato il carro che ha collisionato per terra, perché con le buche che ci sono, magari se guardo davanti è meglio. Facciamo, sì, peccato che su sto trattore qua non vadano gli specchietti, perché se andassero gli specchietti sarebbe il top, così potremmo tenere sott'occhio l'andamento del nostro carro, invece non lo possiamo fare. L'unica cosa che possiamo fare è questa, tanto sappiamo che non perdiamo le balle, però diciamo che vedere dondolare il carro di qua e di là in corrispondenza delle buche non è neanche male, sarebbe bello godersi lo spettacolo dall'interno della cabina. Allora vediamo se riusciamo a tirarci fuori dal fango. Ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo smelmato tutto il fattore. Ok, allora facciamo tutta la strada bella. Seconda.
Certo. La moto, ragazzi, delle marce è la Speed Control, l'ha trovato sul sito ufficiale di Farming, quindi se avete voglia di usare questa moto andate sul sito ufficiale di Farming, cercate la Speed Control, l'immagine della moto è madonna santa che volo che abbiamo fatto qua, l'immagine della moto è semplicemente una sorta di orologio con i numeri, orologio sfondo nero, linee verdi con i numeri 1, 2, 3, quindi non è difficile, diciamo, da trovare, da riconoscere, e la potete usare. Allora, nonostante il blocco delle balle, una l'abbiamo persa e una la stiamo per perdere. 1, 2, 3, urca, che bravo che sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah no, non abbiamo perso niente allora. Poi facciamo la strada a ritroso e vediamo. Vai, vai, parti. Probabilmente nel volo che abbiamo fatto prima è successo qualcosa. Ok. Vediamo qua se ce la facciamo ad entrare. Ottimo, abbiamo lasciato l'aurolotto un po' in mezzo ai piedi, ma fortunatamente siamo passati lo stesso. Meno male che ora della fine sono arrivate tutte a casa, almeno così sembra. Ora ci mettiamo qua bene avanti. No, facciamo un po' di manovra. Credo che ho preso la collision dell'Etamaio. Vediamo. Si continua a collisionare sull'Etamaio, nonostante che non ci sono vicino. Che cavolo, evidentemente anche il carro ha una collisione un po' larga. Voilà. Ok ragazzi, allora ci scarichiamo un paio di balle, anzi dobbiamo togliere il blocco, quindi mettiamo in moto con il tasto O. Sblocca carico e con il tasto 5, eccolo qua, anche se va in conflitto con l'autotratto, tiriamo via la sponda laterale e così ci possiamo scaricare le nostre balle. Quella balla singola che vedete lì vicino alla paglia è quella famosa che era uscita nella prima fienagione, quindi grandissima resa della paglia del fieno della prima fienagione. Ora qua ci spostiamo tutte quelle di fieno, che sono tante qua di fianco alla paglia, e sopra rimorchio blu metteremo quelle di insilato d'erba. Ovviamente questo sarà, ragazzi, un lavoro che farò tutto dietro le quinte, perché veramente se no non ne usciamo più. Però quando ho finito di mettere a posto tutte le balle di fieno e tutte le balle di insilato d'erba, ci ritroviamo e andiamo avanti con le mucche, iniziamo ad acquistare qualche mucca. Va bene, ho sbagliato, dovevo prenderla, vabbè, non importa, ce la faremo lo stesso. Ok, piazziamole qua, cerchiamo di metterci meglio possibile perché ne dobbiamo mettere tante. Vabbè che se cadono non è che vanno più giù di per terra, però stacchiamo, voilà. Queste qua le metto così, visto che ho la possibilità di prendere con questa forca. L'altra volta non avevamo questa forca e quindi non era possibile. Qua lo spazio è troppo poco per fare delle manovre un po' realistiche.
Infatti anche per quello che ho preso le porche CSZ, perché sennò diventavo vecchio e non avevo molta voglia di diventare vecchio. Giocare sì, divertirmi sì, ma invecchiare qua direi ancora no. Allora, proviamo a impilarle un po' sopra. Mettila qua così. Speriamo che dopo il gioco non si appesantisca a dismisura, perché ovviamente le balle hanno il suo peso grafico. Allora, io ho schiacciato Z. Oh, ok, adesso l'ha preso il comando. Vediamo se riesco. Non riesco ancora. Ok, l'abbiamo sfilata. Ok ragazzi, mi metto a posto le balle. Quando ho finito di farmi anche l'altro viaggio di balle di fieno e mi sono portato di qua tutte le balle di Sirato d'Erba, ci ritroviamo. Ok ragazzi, allora finalmente abbiamo finito anche con le balle. Ovviamente ho dovuto cambiare anche forca, perché sennò con le CSZ di prima avrei bucato la fasciatura e avrei rovinato avrei rovinato appunto la fasciatura delle bale, non sarebbe più diventato un insilato. Allora, era un po' troppo un casino. Ma che manovra sto facendo? Era un po' troppo un casino parcheggiare tutte le balle di insilato d'erba là sopra il rimorchio, perché era troppo stretto, non c'era spazio per far manovra. E sto trattore qua anche poco sterzo, quindi ho detto meglio che le buttiamo qua dentro. Poi è successo un macello, perché mettendo le balle uno di fianco all'altra, poi aprendo la pinza andava a spingere le altre balle, una cadeva, l'altra pure, quindi alla fine mi sono un po' rotto le scatole e le ho buttate praticamente non dentro, ma quasi. Praticamente se avessi preso il carro e scaraventato dentro la trincea, dentro il deposito, sarebbe stato uguale. Quello lì è il deposito di barbabietole, ma finché noi non facciamo barbabietole lo utilizziamo tranquillamente per le balle, così andiamo meglio sotto quel punto di vista lì. E poi anche qua le balle di fieno cadevano sopra il rimorchio, le raccoglievo, le rimettevo su, dopo un po' ne cadevano altre, insomma è andata bene così. Comunque alla fine balle di fieno sistemate e abbiamo una bella scorta di balle di fieno, di paglia ne abbiamo parecchia. Di insilato d'erba ne abbiamo parecchio, quindi siamo a posto.